ragazzi, benvenuti in questo video. I campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi. Questa volta, ragazzi, l'intro con la mascherina, ma non per un video sfogo, ma per festeggiare il nono scudetto consecutivo. Una vittoria per 2-0 contro la Sampdoria sancisce la fine di questo campionato durato quasi un anno. Era lo scorso 24 agosto quando la Juventus affrontò il Parma alla Tardini con la prima giornata di campionato, e adesso, ragazzi, è finito. Ieri sera, ragazzi, era successo per 2-0 dei bianconeri contro la Sampdoria dell'ex tecnico bianconero Claudio Ranieri, sancisce la fine del campionato. Più 7, game over per l'Inter, game over anche per l'Atalanta e la Lazio a quota 75, quindi a meno 8 a sole 2 giorni dalla conclusione. La Juventus affronterà il Cagliari mercoledì, per poi concludere la campionato domenica con la Roma all'Allianz Stadium, dove finalmente alzeremo al cielo per la nona stagione consecutiva lo scudetto, prima di proiettarci verso l'impegno europeo, verso l'impegno datato 7 agosto, venerdì 7 agosto, in chiaro su Canale 5 contro il Lione, per tentare la remontata che ci potrebbe proiettare a Lisbona per la Final 8 di Champions League da disputare poi nelle settimane seguenti. Però parliamo della gara di ieri sera, dove Cristiano Ronaldo sbaglia il secondo rigore post lockdown dopo l'errore contro il Milan, nell'errore ieri sera contro la Samp nei minuti di recupero che potevano riavvicinarlo verso un Ciro Immobile che ieri pomeriggio è stato protagonista di una tripletta, altra tripletta stagionale per Ciro Immobile, che vola 34 gol stagionali, vola più 3 su CR7 e adesso punta sia, diciamo, raggiunge per quanto riguarda la scarpa d'oro Lewandowski e punta direttamente anche al record di Gonzalo Higuain. Invece Ronaldo raggiunge un altro mito della storia bianconera, Felice Placido Borel, che nel 33-34 era stato in grado di raggiungere i famosi 31 gol, record storico quindi per CR7, che alla seconda stagione con la maglia della Juventus riesce in questa impresa. Quindi 31 gol la stagione come Borel per CR7, che sblocca grazie all'assist su punizione di Milan Pjanic nei minuti di recupero, proprio al 51esimo, al sesto minuto di recupero, la gara nella corsa della prima frazione, che ha visto i bianconeri perdere per infortunio prima Danilo, una forte botta alla testa per l'ex difensore della Porto e della Real Madrid, invece infortunio muscolare che potrebbe preoccupare dopo quello in settimana per Douglas Costa, infortunio anche muscolare nel corso del primo tempo per Dybala e anche infortunio per De Ligt, che ha dovuto lasciare il campo nel corso della seconda frazione. Dicevamo, gara bloccata da CR7, bellissima l'azione, il calcio di punizione, lo schema da calcio piazzato che ha portato al gol i bianconeri, e poi nel secondo tempo, dopo quasi 2 anni, ha ritrovato il gol invece Federico Bernardeschi. Bentornato Bernardeschi, erano quasi 2 anni dallo scorso 23 settembre 2018, nella trasferta al Benito Stirpe contro il Frosinone, che in campionato Bernardeschi non metteva il sigillo. Aveva segnato questo anno in Champions contro il Bayer Leverkusen nella seconda giornata della fase a gironi, si ripete finalmente anche in campionato con il primo gol stagionale, il primo gol nell'era Sarri. Parliamo anche di Sarri, perché vince finalmente questo scudetto, questo primo trofeo in Italia, l'ex allenatore anche del Napoli, ed è stata la serata di Sarri ed è lo scudetto di Sarri. Certe anche
certi anche commenti. Siete veramente forti se siete riusciti a vincere con me questo scudetto, e quindi diciamo un percorso che da Trieste, il primo successo nel 2012, andavo in terza media, ragazzi, andavo in terza media, ho visto la Juventus vincere per 9 anni consecutivi, prima con in panchina Antonio Conte, poi con i 5 anni più belli con Massimiliano e Allegri, e infine questo nuovo progetto tecnico con Maurizio Sarri. Veramente tre progetti tecnici diversi, ma il risultato è sempre lo stesso: la Juventus vince il 38esimo, diciamo 38, sono 38 sul campo, il 38esimo scudetto della sua storia. Si porta più 20 sia su Inter che su Milan. Ragazzi, è uno scudetto vinto e, diciamo, soffrendo, perché ovviamente questa ripresa con questo caldo, con il calcio estivo, è stata veramente molto molto faticoso. Sono state anche delle partite molto difficili. Ricordo la sconfitta a San Siro, il recupero con il Sassuolo, la sconfitta alla Dacia Arena, l'ultima sconfitta alla Dacia Arena. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto anche quest'anno lo scudetto, e quindi tenteremo quella che sarebbe una pagina storica del calcio italiano. La Juventus nel prossimo anno potrebbe laurearsi campione d'Italia per la 10ª volta consecutiva. Staremo a vedere cosa succederà il prossimo anno, nella prossima Serie A che inizierà il 12 di settembre. Sembra quindi veramente una pausa breve per poi ricominciare subito a settembre, il prossimo 12 settembre, con la prima giornata della nuova Serie A, ma prima queste due partite tra virgolette amichevoli: alla Sardegna Arena contro il Cagliari, poi all'Allianz Stadium per i festeggiamenti contro la Roma, per poi andare a vivere quella che sarà una serata veramente molto molto difficile, ma speriamo di farcela, ragazzi, contro il Lione il prossimo 7 di agosto. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram, e ci vediamo in un prossimo video.